siamo in avvento, quindi la parola di oggi è avvento. Evidentemente, avvento. Sì. Ma... da dove deriva la parola avvento? Avvento, sarà da avvenire, non so qualcosa. Advenire, sì, sì. Esserci, advenio, un composto di... Advenio, cosa vuol dire? Arrivare, essere presente, esserci. Essere presente. Sì, essere presente, esserci, arrivare. Ma c'è nella Bibbia avvento? No, perché l'avvento è un'invenzione nostra latina, anche gli ortodossi, gli orientali ce l'hanno poco l'avvento. Sì, no, ce l'hanno, ma insomma è una cosa piuttosto... Però c'è comunque l'idea del venire e la vediamo più volte nella liturgia, beh, particolarmente nella liturgia della prima domenica d'avvento, ricorre nella stessa colletta. Sì. E dice, suscita in noi la colletta volontà, non è la prima orazione della messa. No, attenzione, non facciamo confusione. La colletta è quella cosa che è la prima orazione della messa. Poi c'è anche un'altra colletta che piace di più al parroco, che è quella dove si raccolgono i soldi. Ma tecnicamente la colletta... Ma perché colletta? Si chiama colletta? Ci sono due spiegazioni. Una è perché è l'orazione che raccoglieva le preghiere di tutta l'assemblea. Sì. Oppure perché era l'orazione che si faceva appena l'assemblea si era raccolta. Quindi abbiamo già spiegato un'altra parola oltre a quella che stiamo... Comunque nella colletta, oggi, nell'orazione colletta, sì, la liturgia romana dice suscita in noi la volontà di andare incontro con le buone opere al tuo Cristo che viene. Quindi già lì abbiamo due... Quindi c'è un movimento doppio. C'è un movimento doppio, no? C'è Cristo che viene, sì, no? E noi che andiamo, che veniamo. E questo è esattamente quello che propone anche la liturgia, perché la prima lettura del profeta Isaia dice verranno molti popoli e diranno venite saliamo sul monte del Signore, quindi paradossalmente il primo a muoversi siamo noi, no? Cioè sì, veniamo, ma in realtà noi ci muoviamo perché c'è il monte del Tempio del Signore, quindi da un certo punto di vista il Signore è venuto e quindi noi è venuto sul suo monte, è venuto sul suo Tempio, quindi tutta l'umanità va verso il Signore. E poi è Cristo che viene, e infatti Cristo che viene nel mistero, Cristo che viene nella gloria. Il Vangelo dice vegliate dunque perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Quindi è venuto nella storia, viene nel mistero in ogni circostanza e verrà nella gloria. Quindi sono tre le venute, non neanche sono una. Tre gli avventi secondo la tradizione spirituale. Ciò che è accaduto nella storia, perché Cristo viene in un punto preciso della storia, 2000 anni fa, a Betlemme di Giuda, eccetera. Viene nel mistero, perché questa venuta non è limitata al suo tempo e al suo spazio, ma la risurrezione che fa esplodere il tempo e lo spazio, non lo annulla ma lo fa esplodere, lo allarga, come fa sì che Cristo venga in ogni momento, è un avvenimento di ogni momento, perché Cristo è presente e viene in ogni momento, deve essere riconosciuto in ogni momento e verrà nella gloria a porre fine alla storia. E la venuta di Cristo, a questa triplice venuta di Cristo corrisponde a una triplice posizione dell'uomo. Ecco, fammi capire bene questa cosa. Noi, prima di tutto, di fronte a Cristo che è venuto nella storia, riconosciamo questa venuta, quindi è la fede. Noi crediamo in Gesù Cristo, figlio di Dio, che si è incarnato per noi, che è morto per noi, che è risorto per noi, è la fede. Noi aspettiamo colui che verrà nella gloria, che abbiamo conosciuto per fede, aspettiamo colui che verrà nella gloria, dunque la speranza del compimento. Ma adesso, Cristo che viene nel mistero in ogni circostanza, dobbiamo riconoscere colui che è venuto e colui che verrà come colui che viene adesso. E qual è la virtù o l'atteggiamento che ci permette di riconoscere colui che viene adesso? La carità, evidentemente, cioè la disposizione dell'uomo a riconoscere la presenza, a riconoscere la presenza di Cristo. Colui che sappiamo che è venuto, colui che speriamo che verrà, lo riconosciamo adesso con l'amore, con la carità.